presto non ci saranno più videogiochi fisici, secondo me. Stavo leggendo stamattina appunto un articolo qua su Multiplayer che dice che hanno fatto questo sondaggio, hanno preso come metro, insomma, il Regno Unito, e nel Regno Unito l'89,5% di videogiochi venduti nel 2022 è digitale. Il mercato del videogioco fisico ha registrato solo il 10,5% nel 2022. Cioè, raga, sta... Allora, in Italia probabilmente il videogioco fisico va ancora, perché in Italia abbiamo connessioni messe più a merda. Quindi alcune persone sono costrette ad acquistare, per console, sono costrette ad acquistare il fisico. Però sta piano piano cadendo questa cosa. Cioè, nel resto del mondo praticamente siamo arrivati al 90%, cioè... Se nel Regno Unito già c'è il 90, 90 e 10, cioè 10% di acquisto del fisico è veramente, veramente poco. Tu hai il lettore Blu-ray al PC? No, io ho zero lettori al PC. Ma da anni, ma saranno 10 anni forse che il mio PC non ha un lettore. Io posso anche accettare il digital, però i prezzi non possono rimanere 80 euro anche sugli store. Ma il punto è che, allora, è vero che bisogna aggiungere nel fisico il prezzo del prodotto fisico e della distribuzione, ma non ti credere che possa costare tanto meno in digitale, eh? Non ti credere. Il fisico lo tiene vivo Nintendo? Oddio, raga, parliamone. Tuccia piccola così con una confezione grossa così. A me a volte fa anche ridere. Ti vedi le cartucce, ti vedi la custodia del gioco grossa così, dei giochi Nintendo e la cartuccia che è così. Se poi pensate anche a PlayStation, ad esempio, che ha fatto una versione di console solo esclusivamente digitale, senza il fisico, in Italia appunto siamo più indietro, secondo me, per questo, per quanto riguarda le infrastrutture. Purtroppo in Italia, avendo le connessioni, cioè ci sono ancora molte zone d'Italia dove non c'è una connessione internet decente. Il punto è che si paga la creazione del gioco. Non dovete credere che cambi così tanto dal gioco fisico al gioco in digitale per quanto riguarda i costi, eh? Semplicemente devi togliere la distribuzione. Togli la distribuzione e che sicuramente, per carità, influirà, ma secondo me non è più di 5 euro a prodotto, secondo me packaging e distribuzione non è più di 5 euro a prodotto. Ormai si fa tutto con gli abbonamenti. Beh, sì, molto col Game Pass, anche il Plus di Sony. Nintendo ti dà punti oro se acquisti in digitale dal loro shop. Quindi se compri in digitale sugli store di Nintendo ti scontano i giochi dopo? Secondo me arriveremo proprio a un momento in cui non ci sarà più il videogioco fisico. Perché il punto è che se il 90% dei videogiochi da loro sono acquistati solo digitalmente. Allora, c'è da dire che in questo 90% influisce un 30% di videogiochi mobile, perché il 30% di tutti i videogiochi acquistati sono mobile, almeno nel campione che hanno preso come esempio. Se ci butti dentro anche il 30%, cioè il mobile è solo digitale. Molta gente si sta spostando al mobile perché è più accessibile, perché tutti hanno un telefono, perché non ti serve la console. Poi il fatto che i giochi siano molto più penzolanti rispetto a quelli PC e console, secondo me è ancora dovuto ai nostri tempi, ma più andremo avanti, più i videogiochi mobile diventeranno ben sviluppati e probabilmente avremo anche dei buoni prodotti mobile. Quindi, considerando che anche il mercato videoludico si sta molto spostando sul mobile, nel continente asiatico è ormai solo mobile, con le console che resistono, ma è quasi solo mobile da loro. Io penso che prima o poi, cioè, non ci sarà proprio più il supporto fisico. Magari ci saranno le collector, esatto, ci saranno magari delle edizioni da collezione che tu potrai acquistare ma senza il gioco fisico. Cioè, secondo me potrai prendere, cioè, molti già lo fanno, che ti danno proprio il packaging con il merchandise, magari, che ne so, God of War che vende il martello Mjolnir, il martello di Thor a parte, e quindi se vuoi acquistare qualcosa per collezionismo te lo prendi. Oppure mi viene in mente, che ne so, una From Software che vende la statua di Malenia a parte. Quindi prodotti per collezionisti a parte. Ho notato che già una cosa del genere la stanno facendo anche per Silent Hill. Ad esempio, se vedete i nuovi Silent Hill, il nuovo Silent Hill che viene sviluppato, durante la presentazione che abbiamo visto di Silent Hill, avevano presentato anche un sacco di action figure, di spille e di prodotti proprio di merchandise da collezionisti. Quindi secondo me il mercato si sposterà sempre di più in questo senso, cioè piano piano non avremo più supporto fisico,
avremmo magari, ecco, statuette, action figure, magliette, art book, tutto acquistabile a parte, e il gioco lo si acquisterà digitalmente. Secondo me è inevitabile una cosa del genere, arriverà un momento in cui accadrà questo passaggio, quando ci sarà totalmente. Secondo me non è triste come cosa. In realtà gli store non sono male. Non la vedo malvagia come cosa, non la vedo triste. Cioè, se ci pensate, quante volte vi è capitato, a me un sacco di volte, magari di guardare una collector e dire, cavolo, però, che ne so, quella statua o quella maglietta o quell'artbook lo vorrei tantissimo, però magari il resto della roba della collector non mi interessa. A voi non è mai successo? A me è capitato molte volte che magari mi interessasse solo una delle cose all'interno di quella collector e quindi mi dovevo prendere tutta la collector perché magari mi interessava una cosa in particolare. Alla fine, se fanno degli store online di questo tipo, tu ti compri quello che ti interessa. Cioè, piano piano ti prendi la maglietta o l'artbook o quello che ti interessa. Cioè, vedi, tu volevi dadi di God of War Ragnarok. Magari prima o poi sarà possibile, che ne so, che nello store di Sony hai solo i dadi di God of War Ragnarok e te li vai a comprare. Secondo me, in questo modo ci sarà anche più mercato. Non so, magari sono io che la vedo in questo, cioè, con quest'ottica. Però provate a pensare. Magari una persona non ha la disponibilità economica per comprarsi un'intera collector. Però magari ha la disponibilità economica, ad esempio, per comprare un set di dadi. O per comprare un artbook o per comprare una maglietta, e magari in questo modo fa girare anche di più il mercato del collezionismo che va intorno ai videogiochi. Ma se l'edizione fisica è solo la scatoletta di plastica, è giusto che muoia? Ormai sì. Cioè, ad esempio per PC sono da anni ormai che c'è solo la scatoletta perché dentro c'è il codice. Ormai, cioè, chi gioca su PC, io che gioco su PC, sono anni che acquisto solo in digitale. Cioè, i giochi fisici mai più visti, ma da più di 10 anni. Per le console invece è un discorso un po' diverso, anche se in realtà io tutti gli ultimi videogiochi li ho presi in digitale. Adesso vabbè, God of War ho preso la collector, però per tutto il resto di cui non ho preso la collector, io ho tutto in digitale. Cioè, Elden Ring, per dire, io ce l'ho in digitale. O ce l'ho anche fisico. Va bene, influente. Penso di avere tutto ormai in digitale. È anche una questione che andrà a morire insieme alle nuove generazioni. Dici? Perché, ad esempio, no, le cassettine col Game Boy. Non lo so, pensi che sia più questione proprio di generazione? Le aziende ormai mandano solo in digitale, salvo rari casi di collector, che tanto c'è il codice dentro, di Nintendo che vuole mandare solo giochi fisici. È vero, Misaki. Ecco, questa cosa, ad esempio, non l'ho mai capita. Ecco, io, ad esempio, da videogiocatrice, ricevo un sacco di videogiochi in digitale da tutti. Sony manda principalmente digitale. Capita a volte che ti manda magari le collector di qualcosa, però in generale digitale. Microsoft solo digitale. Microsoft non mi ha mai mandato un gioco fisico, se non una volta una collector di Halo. Però per il resto solo digitale Microsoft. Nintendo manda solo fisico. Mandano solo videogiochi in supporto fisico. Non l'ho mai capita, infatti, sta cosa. Secondo me il digitale è anche meglio per l'ambiente, meno plastica in giro, no? Certamente. Oh, quello sì, quello non ci piove. Assolutamente meno plastica in giro, certo. Anche con i libri succederà, e quello mi dispiace ancora di più. Con i libri non sono così convinta che succederà. Allora, piano piano sì, il mondo degli ebook sta prendendo piede, ma per i libri no, perché sui libri tu non consideri che c'è il riciclo della carta. La maggioranza dei libri che vengono prodotti sono su carta riciclata, moltissimi libri sono su carta riciclata. Non è vero che i libri uccidono le foreste, ragazzi. Ormai i libri piano piano si stanno spostando tutti sul riciclato. Secondo me coi libri non accadrà, c'è proprio un discorso diverso.